Sulle esperienze fatte da questi piloti privati, la Jaguar decise di allestire una squadra corse ufficiale per la 24 ore di Le Mans dell'anno successivo. E soprattutto una vettura completamente nuova, la XK120C, meglio nota come C-Type. Effettivamente la C-Type aveva ben poco in comune con la sua progenitrice XK120, a cominciare dal telaio a longheroni sostituito da una struttura tubolare, molto più rigida ed efficace. L'obiettivo era vincere Le Mans nel 1951 e la squadra corse diretta da Lofty England si presentò sul circuito della Sarthe con tre C-Type ufficiali, quella di Johnson Biondetti, quella di Moss Fireman e quella di Whitehead Walker. Le vetture partirono bene, piazzandosi nei primi tre posti e facendo l'andatura, lasciando presagire ad un'insperata tripletta. Ma verso le 8.30 la rottura di un condotto dell'olio costrinse al ritiro due delle C-Type. Prudentemente Lofty England fece rallentare l'unica C-Type superstite di Whitehead Walker, facendola arrivare vittoriosa al traguardo della 24esima ora. Per l'edizione del 1952 la Jaguar, che si era trasferita nel frattempo a Browns Lane, sempre nella periferia di Coventry, preparò le C-Type con un inedito frontale allungato e griglia di dimensioni minori, allo scopo di guadagnare velocità sul lungo rettifilo di Le Mans nei confronti delle agguerrite Mercedes 300 SL. Purtroppo questa scelta si rivelò infelice, poiché tutte e tre le Jaguar ruppero il motore per surriscaldamento dopo solo due ore di gara, regalando la vittoria alle rivali tedesche. Bisogna segnalare comunque che quell'anno la C-Type fece debuttare nelle competizioni i freni a disco, che risulteranno fondamentali negli anni a venire. Per l'edizione del 1952 la Jaguar, che si era trasferita nel frattempo a Browns Lane, sempre nella periferia di Coventry, preparò le C-Type con un inedito frontale allungato e griglia di dimensioni minori, allo scopo di guadagnare velocità sul lungo rettifilo di Le Mans, NTC, meglio nota come C-Type. Effettivamente la C-Type aveva ben poco in comune con la sua progenitrice XK120, a cominciare dal telaio a longheroni sostituito da una struttura tubolare, molto più rigida ed efficace. L'obiettivo era vincere Le Mans nel 1951 e la squadra corse diretta da Lofty England si presentò sul circuito della Sarthe con tre C-Type ufficiali, quella di Johnson Biondetti, quella di Moss Fireman e quella di Whitehead Walker. Le vetture partirono bene, piazzandosi nei primi tre posti e facendo l'andatura, lasciando presagire ad un'insperata tripletta. Ma verso le 8.30 la rottura di un condotto dell'olio costrinse al ritiro due delle C-Type. Prudentemente Lofty England fece rallentare l'unica C-Type superstite di Whitehead Walker, facendola arrivare vittoriosa al traguardo della 24esima ora. Sulle esperienze fatte da questi piloti privati, la Jaguar decise di allestire una squadra corse ufficiale per la 24 ore di Le Mans dell'anno successivo. E soprattutto una vettura completamente nuova, la XK120, molto più rigida ed efficace. L'obiettivo era vincere Le Mans nel 1951 e la squadra corse diretta da Lofty England si presentò sul circuito della Sarthe con tre C-Type ufficiali, quella di Johnson Biondetti, quella di Moss Fireman e quella di Whitehead Walker. Le vetture partirono bene, piazzandosi nei primi tre posti e facendo l'andatura, lasciando presagire ad un'insperata tripletta. Ma verso le 8.30 la rottura di un condotto dell'olio costrinse al ritiro due delle C-Type. Prudentemente Lofty England fece rallentare l'unica C-Type superstite di... Per l'edizione del 1952 la Jaguar, che si era trasferita nel frattempo a Browns Lane, sempre nella periferia di Coventry, preparò le C-Type con un inedito frontale allungato e griglia di dimensioni minori, allo scopo di guadagnare velocità sul lungo rettifilo di Le Mans nei confronti delle agguerrite Mercedes 300 SL. Purtroppo questa scelta si rivelò infelice, poiché tutte e tre le Jaguar ruppero il motore per surriscaldamento dopo solo due ore di gara, regalando la vittoria alle rivali tedesche. Bisogna segnalare comunque che quell'anno la C-Type fece debuttare nelle competizioni i freni a disco, che risulteranno fondatuno, e la squadra corse diretta da Lofty England si presentò sul circuito della Sarthe con tre C-Type ufficiali, quella di Johnson Biondetti,
quella di Moss Fireman e quella di Whitehead Walker. Le vetture partirono bene, piazzandosi nei primi tre posti e facendo l'andatura, lasciando presagire ad un'insperata tripletta. Ma verso le 8.30 la rottura di un condotto dell'olio costrinse al ritiro due delle C-Type. Prudentemente Lofty Hinland fece rallentare l'unica C-Type superstite di Whitehead Walker, facendola arrivare vittoriosa al traguardo della 24esima ora. Sulle esperienze fatte da questi piloti privati, la Jaguar decise di allestire una squadra corse ufficiale per la 24 ore di Le Mans dell'anno successivo. E soprattutto una vettura completamente nuova, la XK120C, meglio nota come C-Type. Effettivamente la C-Type aveva ben poco in comune con la sua progenitrice XK120, a cominciare dal telaio a longheroni sostituito da una struttura tubolare, molto più rigida ed efficace. L'obiettivo era vincere Le Mans nel 1950, negli anni a venire. Per l'edizione del 1952 la Jaguar, che si era trasferita nel frattempo a Browns Lane, sempre nella periferia di Coventry, preparò le C-Type con un inedito frontale allungato e griglia di dimensioni minori, allo scopo di guadagnare velocità sul lungo rettifilo di Le Mans, NTC, meglio nota come C-Type. Effettivamente la C-Type aveva ben poco in comune con la sua progenitrice XK120, a cominciare dal telaio a longheroni sostituito da una struttura tubolare,